sono Gabriele Di Lecce e benvenuti da Dogma. Dogma nasce dall'idea mia e di mia moglie nel marzo del 2022, quando abbiamo aperto le porte del nostro ristorante, che si trova a Piazza Zama, a San Giovanni precisamente. L'idea del ristorante è un ristorante di pesce con brace, dove possiamo trovare delle specialità fatte appunto alla brace, non solamente di pesce ma anche utilizzando le verdure del nostro orto, che si trova a Maccherese, vicino Fiumicino. Il menù varia stagionalmente, ovviamente dettato dai tempi del nostro orto, e per quanto riguarda il pesce cerchiamo di affidarci alle aste, che sono quelle di Fiumicino, Anzio, Civitavecchia, Santo Stefano e San Benedetto del Tronto sulla parte dell'Adriatico. La cucina, il pesce che andiamo diciamo un po' più a prediligere è un pesce povero, ma per noi significa che è un prodotto di grande qualità, con il quale cerchiamo di fare tantissima attenzione sul pescato locale. Alcuni piatti nostri simbolo sono, per quanto riguarda l'antipasto, tra il grano e il mare, che tratta di una frisella fatta con il nostro grano, ovviamente piantata a Maccherese, con delle alici marinate, della stracciatella, del pomodoro confit e del gaspaccio di pomodoro. Questo qua è il nostro grano, è un grano duro che viene appunto coltivato dal papà di mia moglie a Maccherese, e ora lo andremo a macinare. Questa è la nostra piccola brace. Andiamo a grigliare la frisella come se fosse una classica bruschetta, appunto perché il nostro ristorante a tema di brace racchiude un po' tutte quelle che sono un po' le esperienze a brace, quindi non solamente il pesce come magari uno può pensare, ma anche proprio tutto quello che riguarda da appunto diciamo una bruschetta, una convivialità, no? E ovviamente in brace facciamo anche vari passaggi, come può essere una verdura, un contorno, lo stesso pesce. Una pasta alla brace, una rivisitazione appunto di una pasta ripiena che ricorda quasi una pasta al forno per la croccantezza che assume durante la cottura in barbecue, che è ripiena di stracchino, è uno stracchino che viene prodotto a Sagrofano da un piccolo produttore con degli scampi e delle zucchine. L'altro invece andiamo su un secondo, quindi su un classico trancio di pesce alla griglia, dove il tonno rosso si sposa molto bene perché ricorda quasi un sapore di carne, quindi un sapore più forte rispetto a quello del pesce, dove facciamo questo gioco abbinando un fondo di manzo, quindi andando quasi a nascondere quello che è l'idea del pesce per dargli più carattere, per far divertire il cliente. La nostra cucina si basa comunque su una semplicità del gusto, ma allo stesso tempo una profondità nel sapore, quindi i piatti rimarranno molto, molto classici, molto semplici, con pochi ingredienti, ma con delle basi di cucina che comunque arricchiranno il sapore al palato. L'obiettivo del ristorante è quello di proporre una cucina che ricordi la tradizione, che rispecchi comunque la qualità, la freschezza del prodotto, la stagionalità, e ovviamente una cura che spero che si possa notare sul piatto, che comunque anche se possano sembrare dei piatti comunque semplici, dietro hanno delle preparazioni, delle basi che comunque li arricchiscono molto. Siamo contenti ogni giorno di poter insomma sperimentare e proporre ai clienti tutte le nostre passioni.